Bene, siamo arrivati all'ultimo capitolo di questi video sulla genesi dei diaspori e faremo una specie di riepilogo di tutto quello che abbiamo visto, cercando di classificarli in una maniera omogenea. Siamo partiti da una classificazione che ci è servita in qualche maniera per muoverci in questa immensa massa di dati e di informazioni, che era una classificazione basata sul precursore, cioè sul tipo di materiale alla base del diaspro. Beh, questa classificazione abbiamo visto che è utile perché corrisponde a strutture e ambienti genetici diversi, quindi la manteniamo. Quindi abbiamo visto un gruppo che sono i diaspori oceanici che si generano per pseudomorfosi, diciamo, di opale organica, cioè foraminiferi, microrganismi che si depositano sul fondo e sono divisi in due gruppi, i diaspori rossi, colorati abissali sotto il CCD e le selci sopra il CCD in ambienti carbonati. Poi i diaspori che si originano da vetri vulcanici, che si dividono in stratiformi massivi e riolitici a seconda delle strutture e i riolitici sono l'alterazione di ossidiane, che poi danno i due gruppi. I diaspori orbicolari e i tundereg, a seconda se siano tuffi o vere e proprie ossidiane, e più o meno ricristallizzate, questi hanno dei processi ulteriori. Poi ci sono quelli massivi che sono depositi prossimali con diciamo, un aiuto dato dalla temperatura di sorgenti idrotermali e quelli stratiformi che invece sono distali, in cui tutto il processo avviene a freddo. Poi ci sono i diaspori veri e propri di precipitazione chimica in cavità, di cui abbiamo suddiviso due gruppi, più che altro per strutture, perché poi l'origine è la stessa, però ci sono due strutture che si sovrappongono alle strutture primarie della laminazione, che sono la formazione dei cerchi, gli orbed jasper, e i diaspori brecciati, che come abbiamo visto sono una degenerazione, una trasformazione in calcedonio di diaspori chimici. C'è un gruppo un po' anomalo dei diaspori agate, dove abbiamo dei noduli di agate con calcedonio e con delle porzioni di diaspro. E un piccolo gruppo, diciamo un gruppo grande per importanza, però piccolo per varietà, che sono i BIF, che sono dei diaspori molto specifici, che si sono formati in una determinata epoca della storia della Terra e che sono una via di mezzo fra diaspori abissali, che alcune strutture ricordano i diaspori abissali, però si sono formati per precipitazione chimica, quindi non in un'epoca in cui non c'erano né radiolari né diatomee, e quindi tutta la precipitazione avveniva perché l'oceano era fatto con una chimica speciale per cui poteva in certe condizioni precipitare il diaspro. E quindi diciamo che dovrebbe essere un diaspro chimico. L'abbiamo messo a metà strada perché diciamo è un caso anomalo. Ecco. Allora, abbiamo fatto il riassunto così a grandi linee, entriamo un po' più nel dettaglio. Le selci sono dei diaspori, sebbene nella maggior parte della letteratura siano molto distinti, tenuti sempre a parte rispetto ai diaspori, perché ci sono dei processi secondari dovuti al fatto che questa opale organica si trova immersa in un carbonato e ha dei processi secondari diagenetici molto importanti di ricristallizzazione, c'è una grossa componente di calcedonio all'interno delle selci, c'è molto quarzo, quindi i processi secondari sono molti. In realtà, da un punto di vista genetico, sono molto semplici, si sa, che si formano per trasformazione di gusci di atomee radiolari, oltre a volte si possono trovare frammenti di spugne, spicole di spugne di altri animali silicei o addirittura di altri fossili non silicei che si sono silicizzati. Ecco, la grande differenza è il fatto che siamo sopra al CCD, quindi queste selci sono immerse, mischiate dei carbonati. Quindi in molti casi una selce è considerata una roccia perché se analizzata correttamente si trovano al loro interno una componente carbonatica, si trovano delle peliti, cioè dei sedimenti, dei minerali argillosi, poi
Quindi c'è un miscuglio di cose. I diaspori abissali in realtà sono molto più puliti perché diciamo tutta la componente carbonatica è sparita. In realtà anche qui abbiamo una componente fillosilicatica, cioè dei fanghi. Siamo lontano dalla costa, però dei fanghi arrivano comunque. Quindi anche i diaspori abissali sono considerati una roccia. È una roccia come una roccia diciamo monomineralica. Abbastanza monomineralica, la trasformazione di opale, che è un minerale, in diaspro avviene per un processo che abbiamo visto, che è in parte diagenetico e in parte semplicemente di aging, cioè di invecchiamento, perché l'opale abbiamo visto che è instabile. Quindi la trasformazione sotto il CCD avviene in assenza di carbonato. In questa zona, siccome siamo sopra ai basalti, c'è circolazione di ferro, fondamentalmente, comunque di elementi cromofori che danno il colore rosso, però in certi casi possono essere gialli, possono essere verdi, hanno molti colori, sempre il ferro, basicamente, secondo il suo stato di ossidazione. Ecco, quindi questa è la situazione, questi sono i diaspori abissali, queste sono le selci. Il tipo di deposizione avviene sempre per cadute da animali che, questi radiolari, questi diatomee, che vivono in superficie, cascano sul fondo e a seconda del contesto danno luogo, per la loro storia della genetica, a due rocce, due materiali molto differenti. Per questo, nella storia degli studi geologici, sono sempre stati considerati distinti. Questo forse è il primo caso dove abbiamo unito per motivi genetici questi due materiali insieme, anche se poi la storia di ognuno è abbastanza diversa. I diaspori vulcanici hanno in comune che si trovano in zone vulcaniche. Le zone vulcaniche dove una grossa percentuale di materiale è vetrosa, sia i materiali basaltici, cioè basici, sia i materiali riolitici, però soprattutto i materiali riolitici. La maggior parte dei tuffi sono chiari, sono tuffi bianchi, sono di composizione riolitica e tutte le ossidiane, come sappiamo, sono di composizione più o meno riolitica o riodiacitica. Ecco, questi vetri abbiamo visto che anche questi sono instabili come l'opale, quindi sia aiutati dalla temperatura, delle fumarole, delle acque idrotermali che circolano, eccetera, sia dal fatto della frammentazione, i tufi sono costituiti da gusci di bolle rotte, cioè nella vescicolazione le bolle venendo in superficie crescono e finché al punto di rottura, quando c'è diciamo la pomice è abbastanza fragile, solida da rompersi, questa bolla espandendosi rompe e forma delle spicole, delle piccole di frammenti di bolle che hanno uno spessore molto fine. Quindi questa frammentazione molto minuta dei vetri ne facilita l'alterazione, cioè l'attacco chimico nei suoli. Quindi questo mette in circolazione una quantità di silice immensa. Quindi nelle aree vulcaniche c'è molta silice in circolazione. Questo ci porterà sia alla formazione di una grande quantità di diaspori vulcanici, ma sia alla formazione di agate, di opali, di altri materiali che approfittano di questa silice in circolazione. Quindi ogni buco, ogni cavità, ogni fratturina in zone vulcaniche viene riempita da materiali silici. Questo è molto probabile, che a volte sono associate a altri tipi di giacimenti, però la silice è ubiquitaria. Vene di ametista, vene di calcedonia, di noduli di agate, noduli di diaspro e altri tipi di silicizzazione sono molto importanti. Le foreste pietrificate sono sempre associate a dei tufi, quasi tutti i fossili silicizzati sono associati a zone vulcaniche, eccetera. Quindi questo è un ambiente molto importante. Se noi volessimo andare a fare prospezione, andare a cercare delle agate, delle diaspore in giro per il mondo, senza dubbio dovremmo cominciare dalle zone con vulcani attivi o diciamo, con massicci vulcanici. L'età di questi massicci non è importante perché i tempi di produzione di questi materiali abbiamo visto, sono molto corti. Quindi vanno bene sia aree attive sia aree molto antiche. L'importante è che ci sia la bimodalità tipica degli archi vulcanici, cioè la
la successione di rocce più o meno andesitiche, cioè scure e basiche, assieme a rocce riolitiche chiare, cioè pomici ossidiane. E questi sono tipici di massicci vulcanici con caldere. Quindi nel Centro America e nel nord del Messico c'è una grande abbondanza di queste strutture, in Sud America, in Argentina, in tutta la Catalina ci sono molte di queste strutture. Però ci sono strutture di questo tipo in Grecia, nel nord del Marocco, e in molte zone che hanno dato molta quantità di materiali di silice cristallina, abbiamo questo tipo di associazione. Ecco, abbiamo visto che nei diaspori ioritici abbiamo due gruppi, due sottogruppi, in cui i diaspori orbicolari sono originati dall'alterazione delle ossidiane, che abbiamo visto, essendo naturali, sono molto instabili, o delle rioliti ad alto contenuto di vetro. I materiali orbicolari, che sono pochi, perché diciamo che esistono due, tre, forse quattro di questi materiali al mondo, sono chiamati orbicolari quelli che hanno una struttura delle sferuliti molto bandata, molto ben strutturata, con cerchi concentrici. Ecco, questo abbiamo visto avviene per processi secondari dopo la devetrificazione dell'ossidiana che porta materiali di questo tipo, dove le vescicole, le sferuliti, non hanno struttura interna, sono delle macchie di diaspro. E al massimo hanno delle fratture interne, tipo dei piccoli tandari. Poi, piano piano, queste strutture, se si ha un passaggio a calcedonio, cristallizzano e cominciano a bandarsi e si comportano come delle concrezioni di calcedonio. Invece, se siamo in un contesto di tufi, cioè dove le sferuliti possono avere coalescenze e crescere, si formano questi noduli, queste strutture con concrezioni di diaspro, che poi si fratturano, creano questa frattura interna che si riempie tipicamente d'agata, ma può essere di opale o di altro diaspro. Quindi la sferulita vera e propria sta nel carapace di questo nodulo e, se andiamo a vedere la struttura interna, è costituita da tante di queste sferuliti, anzi di queste sferuliti, che si sono appiccicate e unite fra loro. Quindi i tandari si formano in tuffi, i diaspori riolitici si formano in ossidiane, e i diaspori orbicolari sono un caso particolare di diaspori riolitici che hanno avuto una storia post-formazione, cioè di evoluzione in calcedonio e a volte viceversa. Sono passati a calcedonio e in certi casi sono ripassati a diaspro. Questa è la formazione di un tandere. Abbiamo la dissoluzione del vetro, che può avvenire in maniera stellata, in maniera più o meno puntiforme, e questo piccolo input più o meno dendritico passa a una struttura più o meno sferica, che possiamo cominciare a chiamare sferulite, finché questa è costituita di un colloide silicio. Quando questo colloide si secca, si apre il primo crack. Se siamo dentro un'ossidiana, questo crack non ha maniera di espandersi, perché qui c'è vetro, è duro, e quindi finisce lì e resta una piccola cavità che si può riempire con agata. Se siamo in un tufo, allora possiamo continuare a sciogliere, diciamo, frammenti di pomici esterni, formare altre sferulite o far crescere la stessa per bande concentriche, e mano a mano che cresce nella stagione umida assorbe acqua, quindi diciamo il colloide diventa più grande, nella stagione secca perde acqua e la frattura aumenta dimensioni. Una volta che la frattura aumenta dimensioni, drena più acqua nella stagione seguente e continua a crescere. Crescendo, comincia a intersecare le sferuliti limitrofe e quindi cominciano a appiccicarsi sferulite una contro l'altra, finché la crescita comincia a dare modo a una struttura, dare luogo a una struttura nodulare, una struttura più o meno rotondeggiante. Comunque la forma e
diciamo, la crescita dipende esclusivamente dalla presenza e dalla migrazione della frattura. Ecco, i diaspori su fossili abbiamo visto che un processo molto tipico dei diaspori è la perminealizzazione, cioè la trasformazione di tronchi, in genere sono tronchi, che vengono totalmente sostituiti da silice. Questo avviene per un processo che abbiamo visto che è molto simile a, simile a un processo artificiale detto plastinazione, dove praticamente un polimero viene spinto a entrare nella porzione acquosa del legno. Ecco, quello che succede in natura è lo stesso, l'opale, diciamo il colloide siliceo, entra in soluzione con acqua, siccome è idrosolubile, si infiltra in tutta la porzione acquosa del legno e piano piano va accumulando silice in questa porzione acquosa. E siccome un polimero non cristallizza, se fosse un sale o un altro minerale che cristallizza come il quarzo, a un certo punto quando comincia a cristallizzare la crescita del cristallo, che ha un'energia di crescita dei cristalli, romperebbe tutte le strutture. Siccome un polimero resta allo stato di gel o allo stato di colloide all'interno delle cavità. Mano a mano che questo processo continua, con lo stesso meccanismo stagionale, per cui quando si perde acqua si ritira un po' e quando si aggiunge acqua torna a infiltrarsi dentro dell'acqua. Ogni volta che arriva dell'acqua nuova porta silice nuovo, quindi piano piano dentro queste cellule si forma una concentrazione altissima e arriva a un certo punto che si indurisce. Si indurisce per calore, per azione chimica di cambio di pH o semplicemente per tempo, perché siamo arrivati a una concentrazione troppo alta per resistere in stato colloidale. Ecco, a questo punto, quale che sia esattamente il processo che indurisce, il polimero indurisce nella forma che ha. Ed è lo stesso processo della plastinazione, cioè vengono sparati dei raggi ultravioletti in genere o semplicemente messi nel forno. E questo polimero artificiale, che è stato spinto all'interno di cellule umane o di altri animali, si indurisce. Questo è il perché le cellule del legno, restano intere, restano con la sua forma originale e sono totalmente sostituite da silice. Lo stesso processo, un po' meno, così impattante, avviene per sostituzione di calcito e aragonite in altri fossili tipicamente carbonatici come i coralli o le stromatoliti. In questi casi, dove la silicizzazione è molto comune, abbiamo anche qui una perminealizzazione, dove però invece di sostituire le porzioni acquose abbiamo una vera e propria pseudomorfosi, perché qui quello che sostituiamo è un corpo già cristallino. Ecco, i diaspori chimici abbiamo visto che sono di base tutti laminati, cioè nascono come laminati. La laminazione è il ritmo, l'aritmite della produzione primaria. Praticamente è probabile che queste lamine siano stagionali anche qui, quindi ogni input di nuova acqua dall'esterno porta un po' di silice in soluzione che precipita come una lamina, quindi diciamo che è una varva da un punto di vista geologico, e poi queste varve si accumulano riempiendo più o meno completamente la cavità. Ecco, una volta che questa cavità sia più o meno riempita, cominciano i processi secondari di assorbimento di acqua da fuori, che portano alla formazione dei cerchi perché delle bolle d'aria restano intrappolate all'interno di questo materiale. Nel caso dei diaspori bracciati, invece, un diaspro già duro, che potrebbe essere rubato o laminato, ha una degenerazione perché si trova in una situazione chimica dove non sta a suo agio e diciamo che viene rammollato, cioè viene riportato a una situazione di colloide e piano piano
ogni volta che perde volume per la stagione secca, invece di entrare del nuovo diaspora, entra del nuovo calcedonio, quindi piano piano il calcedonio va sostituendo, infiltrandosi nelle fratture. Non c'è nessuna fratturazione meccanica nei diaspori brecciati, quindi non sono né di origine tettonica né di nessun'altra origine, perché, come sappiamo, un diaspora è un materiale durissimo e ci vorrebbero energie impensabili per trasformare un nodulo di Brno di questo tipo in un diaspro finemente fratturato come questo. I diaspori Agata invece sono questo momento limite in cui all'interno della stessa cavità si forma all'interno del calcedonio, dove il calcedonio sta, diciamo, appiccicato contro le pareti, invece di cristallizzare il calcedonio si cristallizza una specie di muschio che forma stalattiti, sgocciolando, produce alla base del diaspro. Piano piano il passaggio da diaspro a calcedonio avviene all'interno del nodulo e quindi siamo nel punto limite della variazione di pH, diciamo, o comunque di condizioni del campo di stabilità del diaspro e del calcedonio. Ecco, la formazione dei cerchi è questa: abbiamo un corpo già più o meno duro che assorbe umidità e resta bloccata una bolla d'aria dentro, cioè una zona che resta secca. Al limite fra la zona secca e la zona umida è il punto dove polimerizza il diaspro, dove quindi reagisce e si indurisce. Questo fa sì che al seccarsi, alla stagione seguente, quando torna l'acqua, non può entrare qua dentro perché questo, essendo più duro, più cristallizzato, è meno poroso. Quindi forma una bolla appoggiata alla prima. E via via, ogni anno si forma una bolla nuova, un cerchio nuovo. Ecco, quindi riassumendo, un diastro rubato si forma in questa maniera: riempimento della cavità, si formano per polimerizzazione strutture tipo crack da disseccamento o piccole brecce intraformazionali, il nodulo si riempie completamente e una volta finito abbiamo delle strutture secondarie che possono essere delle strutture da carico, cioè quando ancora il nodulo era plastico e il peso del diaspro che gli sta sopra e il fatto che alcune porzioni siano più rigide, più pesanti di alcune altre che sono rimaste sotto, e altre strutture che sono i cerchi, come abbiamo visto prima. Ecco, invece la formazione del diaspro brecciato è quella di un processo chimico non fisico. Abbiamo visto che non può, per la durezza non può essere fratturato in maniera meccanica, allora l'acqua entra nei piccoli giunti, che possono essere giunti fra lamine o fra fratture, o anche fra cerchi di un tronco fossile, comunque in questa zona dove viene drenata l'acqua. L'acqua mi riporta il diaspro a uno stato colloide, però non ricristallizza diaspro nella stagione secca perché il pH è cambiato, le condizioni chimiche sono cambiate e quindi quello che ricristallizza è calcedonio. Quindi diciamo che scioglie diaspro e ricristallizza calcedonio. Nella stagione seguente riscioglie diaspro, possibilmente riscioglie anche il calcedonio e comunque ridiposita calcedonio. Quindi questo processo continua a assorbire diaspro e precipitare calcedonio. I clasti non si muovono, praticamente non si muovono, a meno che non ci sia molto carico, però in genere c'è poca piccola rotazione, poco movimento dei clasti, perché quello che viene spostato, diciamo lo spazio che viene ricavato dallo scioglimento del diaspro viene immediatamente riempito dal nuovo calcedonio. Quindi tutte le forme che abbiamo sono residuali dello scioglimento del diaspro. Ecco, quindi questo è un esempio di come si propaga una frattura, è lo stesso fenomeno che abbiamo nella soluzione, nella reazione alcali-silice, che è un fenomeno che viene detto il cancro del cemento o il cancro del calcestruzzo, per cui
un muro di calcestruzzo comincia a sciogliersi in presenza di alcali. In genere gli alcali sono dati dal sale che si mette in inverno per evitare il ghiaccio, o perché l'acqua è alcalina, l'acqua in quelle zone è alcalina. Fatto sta che si creano questi pattern, che sono molto simili ai pattern che vediamo nei diaspori. Quindi abbiamo visto che parte da una piccola frattura, da un piccolo giunto, e dove entra acqua si crea una zona ammorbidita, cioè dove il diaspro viene riportato a colloide, e si deposita calcedonio. Dove abbiamo calcedonio si forma un'altra volta nella stagione umida una zona di diaspro colloide, e si rideposita calcedonio andando avanti così. E quindi questo è un pattern di crescita frattale, cioè abbiamo delle fratture mano a mano più piccole nei bracci laterali, però sempre alla stessa, cambiando di scala, hanno sempre la stessa forma. Quindi la dissoluzione dei diaspri abbiamo visto che avviene nei diaspri chimici brecciati, nei diaspri abissali brecciati, perché è frequente, o anche nei tronchi fossili che hanno avuto una più o meno abbondante sostituzione di calcedonio. Alcuni diaspri urbati a volte hanno delle strutture da carico beanti, però in questo caso la dissoluzione è avvenuta in un contesto in cui si è avuto una seconda generazione di diaspro all'interno delle fratture invece che del calcedonio. E i casi più evidenti sono la formazione delle geodi di tipo coconut, per capirsi quelle del Messico, che sono delle cavità che non hanno sono cavità nei tuffi. Non hanno niente a che vedere con le geodi del Brasile, che sono cavità dentro il basalto, e quindi si formano all'inizio come dei tandrek. Questo tandrek, come vediamo bene, per esempio, sappiamo che questi giunti si formano per fratturazione, e si può vedere chiaramente che lo spazio che è occupato dall'agata è troppo abbondante per essere spiegato solo per fratturazione. Vuol dire che c'è stata una dissoluzione del diaspro contenuto in questi setti. Vediamo addirittura che alcuni di questi setti hanno la punta troncata, cioè la dissoluzione è avvenuta abbondantemente all'interno della cavità. Quindi si è creato uno spazio vuoto che è stato riempito d'agata. Nel caso dei coconut, questa dissoluzione dei tandereg è così abbondante da aver svuotato tutta la cavità. Una volta svuotata può cristallizzare quarzo o altri minerali. Quindi le geodi di tipo coconut messicane sono in origine dei tandereg, che sono stati disciolti e dove è cristallizzato del quarzo. Ecco, qui siamo nel gruppo dei diaspri agata, e abbiamo visto che in un nodulo di calcedonio dove diciamo che il colloide si appiccica contro le pareti. Questo sappiamo che nel diaspro no, non è possibile, perché il diaspro si deposita direttamente per laminazione, e le lamine sono tutte piano parallele orizzontali. Qui siamo in un contesto gelatinoso, quindi dove questa gelatina si appiccica alle pareti, però per qualche ragione siamo al limite fra il calcedonio, che qui è evidente, trasparente, e una specie di muschio che si forma di aspetto diasproso. Questo muschio fa le stalattiti, sgocciola, mi sgocciola sul fondo e mi produce questa massa opaca che ha tutto l'aspetto di un diaspro. Quando questi spessori sono abbondanti non si distingue da un diaspro. E in realtà, mano a mano che continua a sgocciolare, abbiamo un passaggio graduale da un diaspro a una materiale di aspetto muschioso a un calcedonio. Quindi in questa piccola sequenza qui abbiamo giustamente il passaggio dalla deposizione diretta di diaspro alla deposizione diretta di calcedonio, senza, perlomeno qui da questo campione non si nota, senza interruzione, quindi in continuità. Quindi abbiamo visto che il passaggio fra la genesi di un diaspro chimico, cioè un diaspro per precipitazione diretta, e un agata, un calcedonio, che è chiaramente per precipitazione diretta, avviene, cioè c'è una zona di confine in cui siamo al limite transizionale fra i due. Abbiamo visto alcuni campioni in cui il diaspro forma delle stalattiti per sgocciolamento, quindi una parte del diaspro
si stava appiccicando già sulle pareti, quindi la soluzione di tipo sol, soluzione colloidale, non gelatinosa, in genere non gelatinosa del diaspora, è qui in parte anche gelatinosa, quindi appiccica sulle pareti e sgocciola. Questi concetti li vedremo nell'ultimo capitolo dove parleremo dei polimeri e tutto quanto. Per adesso vediamo di capire più che altro il fatto che qui abbiamo chiaramente una deposizione piano parallelo orizzontale, ma qualcosa si era appiccicato sul tetto e cominciava a formare delle stalattiti, che è un processo più tipico del calcedonio. Questo siamo nel diaspora agata, che abbiamo visto che contiene entrambe le cose all'interno dello stesso nodulo. Poi abbiamo un'agata che anche questa si forma per appiccicamento del calcedonio sulle pareti della cavità, però lo sgocciolamento dà la formazione di muschi che si depositano nella parte bassa. Quindi questa è chiaramente un'agata, questo è chiaramente un diaspora e questo è un diaspora agata, però siamo un po' al limite. Vediamo che in tutti e tre i casi c'è qualcosa che si appiccica sul tetto, che sgocciola verso il basso e che forma prima un diaspro chimico, poi un diaspro agata e poi un'agata muschiata. Ecco, quindi possiamo riassumere tutta la nostra conoscenza dei diaspori in una piccola tabella dove più o meno sono ripetute le stesse cose che abbiamo visto prima. Ci sono i quattro gruppi e viene il nome, l'ambiente, il precursore e il tipo di processo che mi porta alla formazione di questi diaspori. Quindi questa tabella è una tabella riassuntiva di tutto quello che abbiamo visto nei 12 capitoli.